Verbum Chaos Senatorum sub signo scarlatto, o più semplicemente De Verbum Chaos Codex, è il titolo per esteso del manoscritto rivenuto presso l'abbazia di San Colombano di Bobbio, Piacenza, luogo famoso per il suo scriptorium e oltre 700 codici ivi custoditi già prima dell'anno 1000. Il manoscritto di 89 pergamene vergate su pelle di pecora in forma 33x23 cm è un codice composto in latino, rinvenuto all'interno di una nicchia murata nelle segrete tra le mani dei resti mortali di un monaco, sistemati con cura all'interno di un sarcofago di marmo. Ricerche sull'identità dell'uomo, sepolto in quel luogo inusuale, portano a galla la storia di Evangeli Todarus, processato per grave eresia e blasfemia proprio a causa di quel manoscritto, ma inspiegabilmente scampato alla pena capitale. Accusato dall'abate in persona dopo essere venuto a conoscenza del codice blasfemo scritto da Todarus, quest'ultimo viene arrestato e condotto presso il Sant'Uffizio in quel di Roma, nel luglio del 1503, e messo ai piombi in attesa del processo, che si sarebbe tenuto da lì a poco, presenziato da Fra Tommaso da Vercelli, inquisitore dell'ordine benedettino. Forse a causa della gravità delle accuse, persino il Papa Alessandro VI Borgia assiste agli interrogatori, un fatto del tutto inusuale se consideriamo che tra tali accuse mosse a Todarus e forse imbastite al solo scopo di rendere la sua posizione più grave, comprendevano il commercio con il demonio, stregoneria, sodomia, rinnegamento di Gesù Cristo, defecazio in loco sacro e rapporti carnali con capri neri, oltre che alle più classiche di eresia, blasfemia e scrittura di testi eretici. Nelle cronache non è specificato per quale motivo, ma durante il processo svoltosi il 6 agosto 1603, Todarus riesce a ottenere colloquio privato con il Papa, Alessandro VI Borgia, che nella dichiarazione di sentenza da lui firmata sancisce in tutta fretta l'assoluzione di Evangeli Todarus, rimesso in libertà il giorno stesso. Il libro da lui scritto, si legge ancora nella cronaca del processo, deve intendersi solo come opera filosofica, anche se di grande pericolosità, pertanto bollato come libro proibito e che questo fosse bruciato in loco lo stesso giorno della scarcerazione. Inoltre viene imposto allo scriba eretico la prigionia quale inclusus nel monastero di Bobbio sino alla fine dei suoi giorni. Nonostante la pena del rogo per il solo libro scritto da Todarus, questo o forse una sua copia viene ritrovata, come detto all'inizio, tra le mani della salma del frate nella sua tomba. Questo è quanto si conosce del misterioso frate del suo libro, anche se indagini più accurate fatte in seguito al ritrovamento della sua tomba portano alla luce più domande che risposte. Per esempio, quali furono le argomentazioni sostenute da Todarus con il Papa tanto da permettergli di scampare la morte sul rogo? In quanto colloquio, forse confessione, le cronache non riportano alcunché. Sappiamo solo che da lì a pochi giorni, il 18 agosto 1503, il Papa viene assassinato per mezzo di un bicchiere di vino contenente cianuro, o almeno così si dice, dato che le cronache sostengono fosse da tempo sofferente a causa della malaria. Stessa sorte tocca agli inquisitori che accusarono Todarus. Fra Tommaso da Vercelli, inquisitore dell'ordine benedettino, viene trovato impiccato nella sua cella il 20 agosto dello stesso anno, senza lasciare alcuna spiegazione e dando la stura a diverse congetture, tra le quali l'omicidio. Jacopo Montelupo da Monferrato, esecutore materiale dell'interrogatorio, si suicida gettandosi da Castel Sant'Angelo due giorni dopo. E anche qui il sospetto di omicidio è altissimo. Per farla breve, nel giro di pochi giorni tutti coloro che presenziarono il processo erano morti. Tutti, tranne Evangeli Todarus, che vivrà recluso nell'abbazia di Bobbio sino al 1517, morendo anche lui in circostanze mai del tutto chiarite. A questo punto ci si domanda che cosa vi sia scritto di così terribile all'interno del libro De Verbum Chaos. Nei primi sonetti introduttivi in latino, nella prima parte, si narra dell'esistenza di un altro mondo, non inteso come il regno dei cieli o l'inferno come ci si potrebbe aspettare, ma di altro e di come la cristianità intera sia una mera illusione, se non addirittura un'eresia.
Vi si fa cenno ai bambini nati sotto il segno scarlatto e di come l'intero creato sia governato dal verbo del caos per volere del Dio che tutto ciò che egli pronuncia si crea, sonetto primo, e che l'uomo attribuisce invece ad un perfetto equilibrio solo perché ignaro e impossibilitato a comprendere la vera forma della realtà. Di come l'oltretomba sia governato da un Dio che si trova al di là di un mondo contrassegnato dalla sola lettera Z, dove tutto ciò che non potremo mai comprendere si trova. Carta numero 3, sonetto 31. I sonetti compresi tra il 37 e il 65, volutamente scritti in codice ermetico, sono invece lasciati a interpretazione, quasi Evangelito Darus fosse conscio egli stesso delle impietà circa i nati sotto il segno scarlatto. Un sonetto su tutti, l'unico ad essere stato interpretato in modo letterale, è quello riportato sulla pergamena 35. Signum rubrum nullam predestinationem attribuit et illi falsum non profetant. Signum novem cubicula aperit, et nati qui id accipiunt ambulare possunt. Il segno rosso non attribuisce alcuna predestinazione, ed essi non profetizzano il falso. Il segno apre le nove stanze, e i nati che lo ricevono possono camminarvi.